Allora, oggi iniziamo la parte di analisi del corso. Il primo argomento che dovremmo studiare sono le generalità, diciamo, sulla dominio, continuità, derivabilità, eccetera, per le funzioni più variabili. Allora, qual è la situazione? Noi abbiamo una funzione f. Normalmente noi consideriamo una funzione f da R in R. Questo è quello che abbiamo studiato in analisi 1. Stavolta f andrà da A a valore in R, dove A è un aperto di Rn. Ok? Più raramente prenderemo come dominio la chiusura di un aperto. Allora, cominciamo a capire perché ci interessano questo tipo di funzioni e non altre. Allora, il fatto che passiamo da R a Rn è abbastanza ovvio. Noi gli insiemi più semplici che conosciamo al di là di R sarà lo spazio vettoriale di dimensione n su L. Ok? Quindi è del tutto naturale. Per quale motivo è del tutto naturale? Supponete per esempio di voler considerare in economia una funzione di produzione. Io voglio vedere quante patate riesco a produrre. Allora, le patate, per produrle io ho a disposizione due ingredienti. Uno è, diciamo, la quantità di terreno che metto a coltivazione, e l'altro è per esempio il numero dei lavoratori, cioè un numero di ore di lavoro che diciamo impiego. Chiaro? Allora, io normalmente sono un'impresa, voglio massimizzare i costi, però diciamo la produzione dipenderà stavolta non solo, in realtà dipende da molti altri fattori, per esempio può dipendere da fattori finanziari, può dipendere da quanta energia impiego nella produzione delle patate, per esempio se il terreno lo lavoro diciamo oppure no, eccetera. Però per semplificare supponiamo che quasi tutte le altre variabili siano insignificanti e la produzione dipende in maniera essenziale soltanto da due variabili, no? Allora abbiamo x, la variabile per esempio il monte ore lavorato, e y, la quantità di terreno messa a coltivazione, e avrò f di xy che sarà un numero che mi dirà quanti chili di patate riesco a produrre, tonnellate, va bene? Quindi la cosa invece tecnicamente da capire un po' più diciamo è perché A il dominio lo prendiamo aperto. Lo prendiamo aperto per un fatto tecnico abbastanza semplice. Se A è aperto, implica x appartenente ad A è punto di accumulazione. Quindi se abbiamo un aperto, tutti i punti di A sono di accumulazione, nessun punto di A è isolato. Chiaro? A aperto di Rn, eh? Oh, naturalmente per dire questo bisogna richiamare la topologia. Ma che cos'è la topologia in Rn? È la stessa, le definizioni sono le stesse che in R, semplicemente quello che cambia sono le sfere. Se vi ricordate, la sfera di centro x con 0 e raggio epsilon è l'insieme degli x, tali che la distanza di x da x con 0
è minore di epsilon. Ma questa distanza in Rn non è altro che la radice quadrata della somma per i che va da 1 a n di x con i meno x0t. 0 lo mettiamo in alto così non si confonde con l'indice delle coordinate. Al quadrato, ok? Di x0 epsilon, se n è uguale a 1, era x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon. Ok? Se n è uguale a 2, abbiamo qua c'è il punto x con 0 che stavolta ha due coordinate e poi prendiamo il cerchietto di centro x con 0 e di raggio epsilon e questo è bx0 epsilon. Se n è uguale a 3 è una sfera aperta di raggio epsilon di centro x con 0 e così via. Vi ricordo che A si dice aperto se e solo se, per definizione, per ogni x con 0 appartenente ad A esiste un epsilon maggiore di 0 tale che bx0 epsilon è tutto contenuto in A. Se vi ricordate, un aperto deve contenere per ogni punto deve essere interno, cioè ogni punto deve essere contenuto in una sfera aperta contenuta in A. Ok? Questo ci garantisce, queste proprietà ci garantiscono che ogni punto di un aperto sia di accumulazione. Quindi, ma in realtà, diciamo, se D è uguale alla chiusura di un aperto A contenuto in Rn aperto, D uguale a chiusura di A e x con 0 appartiene a D, allora x con 0 pure lui, facciamo, scriviamo da questa parte perché c'è questo lavagna un po' rovinata qua, è di accumulazione per D. Quindi più raramente ci capiterà di definire le funzioni anche sulla chiusura di un aperto. Ovviamente la chiusura di un aperto è un insieme chiuso, però non tutti i chiusi sono di questo tipo. Facciamo un esempio. Andiamo a fare un esempio. Se abbiamo l'insieme degli xy tali che radice x quadro più y quadro uguale a 1. Questo è, questo lo chiamo D, questo qua è la sfera di centro origine e di raggio 1 chiusa, sfera aperta e poi la zona. Questo è banale, un esempio banale, io ho preso semplicemente il disco chiuso
Il raggio 1 è di centro origine in R2. X no. Chiaro? Quindi questa è la chiusura di un aperto. Quindi per esempio un disco chiuso va benissimo, che è la chiusura di un aperto. Se prendo F uguale V01 chiuso unito insieme degli XY tali che X è uguale a 0, chi è questo insieme? Rispetto a prima, chi è l'insieme degli XY tali che X è uguale a 0? Dov'è che? No? L'asse? Y. Quindi io ho aggiunto al mio disco chiuso una retta, ho fatto l'unione, mi viene questo disco, immaginate questo disco infilato da uno stecchino infinito, da uno schiero, ok? Il dominio stavolta sarebbe questo, ma questo non è la chiusura di una retta. F non è la chiusura di una retta. Oh, i punti di F sono ancora di accumulazione per F, non ci sono punti isolati, però già questo ci fa capire che le chiusure degli aperti sono degli insiemi un po' particolari e noi li vogliamo così perché non ci vogliamo solo poter avvicinare ai punti di D con altri punti di D. Vedete qua, io mi posso, per esempio, se prendo questo punto qua nel dominio, mi ci posso avvicinare con altri punti di F, però ci devo andare per forza lungo l'asse delle y. Invece, se mi voglio avvicinare a questo punto, io ci posso andare da più direzioni, perché ci posso andare dalla parte interna di D. E questo è quello che in realtà voglio. Quindi, diciamo che noi considereremo come alla fine i domini di una funzione di una variabile potevano essere abbastanza generali, però poi di fatto quasi sempre andavamo su intervalli rette o semirette, no? Alla fine quando andavamo a studiare una funzione, il dominio che cos'era? Molto spesso nei casi concreti erano o intervalli aperti, chiusi, semiaperti, o rette o semirette, ok? O unione di questi insiemi qua, finita. Questi erano i casi che capitavano in pratica. Qua alcuni casi non li vogliamo proprio vedere, quindi noi i domini li consideriamo solo quando sono aperti o chiusure di un aperto. Se il dominio in maniera naturale viene più grande, magari considero solo la parte interna. Cioè se il dominio viene, per esempio, il disco di raggio 1 con alcuni punti della frontiera sì, alcuni punti della frontiera no, allora magari prendo solo la parte interna, poi mi regolo di volta in volta. Chiaro? Quindi questo dominio qua non lo vogliamo, non vogliamo baffi, eh? Questo è come se un dominio avesse dei baffi che... Chiaro? Vabbè, questo è un fatto tecnico fino a qua, poco male. Allora, io non sto a rifare tutte le definizioni della topologia, perché quelle che abbiamo dato in analisi 1 e sono tuttora valide. Com'era fatta la topologia? Ci stanno le sfere aperte, cambia la sfera, se n cambia, cambia la sfera aperta di raggio epsilon è l'intervallino di semiampiezza epsilon n uguale a 1, il dischetto di raggio epsilon n uguale a 2, la sferetta di raggio epsilon n uguale a 3, l'ipersfera di raggio epsilon se n uguale a 4 o più, la dimensione è 4 o più. Poi ci sono le sfere aperte, poi ci sono le sfere chiuse, poi ci sono gli insiemi aperti che contengono, l'ho richiamata la definizione, poi ci sono i chiusi che sono i complementari degli aperti, poi ci sono tutte le proprietà degli chiusi e degli aperti, uguale, se vi ricordate, le definizioni che abbiamo dato in analisi 1 valgono in ogni spazio metrico. Qua ce l'abbiamo una metrica? Sì, chi è la distanza di due punti in Rn?
la distanza di x da y è la distanza euclidea, è la radice quadrata di somma per i che va da 1 a n di x con i meno y i al quadrato. Questa è una distanza. Perché è una distanza? Perché vale Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz ci dava la disuguaglianza triangolare per la norma, e come per la norma? Ricordiamo che questa è una distanza, lo ridimostriamo. Questa si chiama distanza euclidea, distanza euclidea in Rn. Allora, proposizione: la distanza euclidea in Rn è una distanza. Cioè, nel senso, io potrei averla chiamata distanza in maniera impropria, perché magari vado a vedere e non ha la proprietà di una distanza. Che significa una distanza? Se vi ricordate, una distanza su uno spazio metrico, cioè che rende un insieme uno spazio metrico, deve godere di tre proprietà. La prima proprietà è che la distanza di xy x da y sia maggiore o uguale di 0, la distanza di x da y è uguale a 0 se e solo se x è uguale a y. È banale, perché qua la somma di questi quadrati è positiva, la radice quadrata di un numero positivo è positiva, la radice quadrata aritmetica, e affinché questa distanza sia 0, che vuol dire che tutti questi quadrati devono fare 0, quindi vuol dire che x con i deve essere sempre uguale a y. Ok? Quindi la prima proprietà sta a posto. La seconda proprietà: la distanza di x da y deve essere uguale alla distanza di y da x, in questo caso per ogni xy in Rn. Ed è vero, perché cosa succede? Se io scambio x e y, qui che cosa cambia qua dentro? Il segno di questa parentesi, ma siccome le vado al quadrato, il segno si toglie. Terzo, chi è la distanza di x da z? Se ci fate caso, quella definizione di distanza non è altro che la norma della differenza. Ma adesso io posso aggiungere e sottrarre y, e qua posso usare la disuguaglianza triangolare per le norme, cioè quella che ho dimostrato grazie alla disuguaglianza di Cauchy-Schwarz in geometria, cioè questo è il minore uguale alla norma di x meno y più la norma di y meno z, che è uguale alla distanza di x da y più la distanza di y da z. E questo è per ogni x, y, z r, n, che ho dovuto stringere un po', però c'entra. Quindi effettivamente ci sono tutte le proprietà di una distanza. Allora, nel momento in cui abbiamo una distanza, vuol dire r, n con la metrica euclidea è uno spazio metrico. Ok? Allora, se è uno spazio metrico, ci fate le sfere aperte, sfere chiuse, gli aperti, gli chiusi, i compatti, tutto quello che vi pare. Oh, chi sono per esempio i compatti? I compatti di Rn, questo non lo dimostriamo, ma non è difficile da dimostrare, sono di nuovo tutti gli insiemi chiusi e limitati. In R chi erano i compatti? Gli insiemi chiusi e limitati. Se vi ricordate, noi abbiamo dimostrato che in generale in ogni spazio metrico un compatto deve essere per forza chiuso e limitato. Il viceversa è vero negli spazi di dimensione finita. Siccome Rn è uno spazio di dimensione finita,
i compatti sono chiuse, i chiuse limitati sono compatti. Chiaro? Quindi questa sarebbe una delle poche cose da dimostrare, ma non lo facciamo per non perdere tempo. Però diciamo sostanzialmente da R a Rn cambia qualcosa, ma non moltissimo. Cosa cambia? Per esempio, andiamo a vedere la definizione di funzione continua. Allora, se consentite, cancello meglio qua perché mi trovo scritto le prime due righe che non devo riscrivere. Andiamo a vedere la definizione di limite. Allora, com'era la definizione di limite? Il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a L. Oh, attenzione, L sta in R, questi stanno in Rn, eh? Che vuol dire? Vuol dire che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che se la norma di x meno x con 0 è minore di delta, qua c'era valore assoluto di x meno x con 0, ma qua, questo era perché era la distanza. Chi è la distanza nel caso n dimensionale? La norma, quella idea della differenza. Qua ci scriviamo x appartenente ad A, x diverso da x con 0, allora f di x meno f di x con 0, lo 0 lo mettiamo sempre in alto, è il valore assoluto meno di x. Qua possiamo mettere il valore assoluto, perché questo sta in x. In ogni caso, qui potremmo, se avessimo due spazi metrici di altro tipo, qua metteremo la distanza dello spazio di ordine, qua la distanza dello spazio di ordine. Non cambia niente. Diciamo, teoricamente non cambia niente. Poi praticamente qualcosa cambia. Perché qualcosa cambia? Perché è cambiata qua la distanza. Non solo. Oh, qua ci dobbiamo mettere x appartenente al dominio. Ma se il dominio lo prendiamo aperto, qua sei x con 0, se delta è abbastanza piccolo, noi che cosa sappiamo? Sappiamo che tutta la sferetta dicendo x con 0 di raggio delta sta dentro A, quindi questa condizione praticamente sparisce se il dominio è aperto. Se il dominio invece è alla chiusura di un aperto, no, ci rimane. Chiaro? Quindi questa condizione qua in realtà non è tanto importante. Quella importante è questa, e questa perché noi vogliamo che per esempio il limite ovviamente non deve dipendere dal comportamento della funzione. Però attenzione, cosa significa questo? Allora qua abbiamo A, questa è A. Oh, A naturalmente dovete immaginarlo senza la frontiera, perché abbiamo detto che è un'aperta, no? Quindi dovrei farla frontiera tratteggiata. Poi prendiamo x con 0, x con 0 sta dentro A, qua siamo in R2. Diciamo che sullo spazio di arrivo è R, l'asse lo metto in verticale giusto per migliorare la fruibilità dell'immagine. Allora, e qua abbiamo F. Allora, F, cosa fa F? Prende, allora, io fisso epsilon qua, L meno epsilon, L più epsilon. Allora, deve portare
vicino a x con 0, vicino a L, tranne x con 0 per esempio potrebbe pure andarsene fuori. X con 0 non conta, ma tutti gli altri punti qua vicino, quando vado ad applicare F, devo andare a finire tutti quanti la loro immagine. No? Ricordate al CIE di Bersaglio, tutte le frecce scagliate da questo dischetto qua devono andare a finire vicino. Oh, fate attenzione che questo è un fatto per nulla scontato. Perché? Questo significa, se vi ricordate, noi dicevamo il limite vuol dire che quando mi avvicino a x con 0 il valore f di x si deve avvicinare a L. E questo è vero, infatti io quando mi avvicino a x con 0 f di x si avvicina a L. Però qui c'è qualcosa in più, nel senso, prendete una retta che passa per x con 0. Come si può parametrizzare una retta che passa per x con 0? Equazione parametrica della retta di una retta passando per x con 0, come si faceva? X con 0 più tv, dove v è, è la direzione della retta. Ricordate, x con 0 più tv. Esercizio numero 2 del compito. Equazione parametrica della retta. Oh, però, quindi i punti che stanno qua sopra sono del tipo x con 0 più tv. Però qua invece di v ci metto nu. Nu che cos'è? È un vettore di Rn di lunghezza 1. Si chiama versore. Perché lo voglio di lunghezza 1? Perché qua non dobbiamo risolvere soltanto esercizi di geometria, qua stiamo a fare analisi, quindi per esempio quando andremo a fare le derivate, una cosa è se derivo e la mia coordinata quando incremento t di 1 si muove di 1, di una lunghezza 1, una cosa è quando incremento t di 1 si muove di 3 di lunghezza, è chiaro che è una cosa diversa quando vado a fare la derivata, no? Quindi per una questione di normalizzazione noi, mentre in analisi, mentre in geometria la retta la possiamo, una retta passante per x con 0 la possiamo parametrizzare con x con 0 più tv, dove v è un semplice vettore di Rn non nullo, qua in analisi pretendiamo che abbia anche lunghezza 1, è meglio così. Oh, nel momento in cui ha lunghezza 1 automaticamente non è nullo, c'è lunghezza 1. Ok, allora guardate bene, adesso c'è una prima affermazione fondamentale. Se il limite per x che tende a x con 0 di f di x fa L, allora il limite per t che tende a 0 di f di x con 0 più t nu quando deve fa? Vediamo se avete capito qualcosa. Allora, che cosa dice questo? E quando io mi avvicino a x con 0, f di x deve andare a avvicinarsi a L. Cioè, deve esistere per ogni epsilon maggiore di 0, deve esistere un dischetto di raggio delta, tale che se sono nel dischetto di raggio delta a distanza minore di delta da x con 0, tutti i punti di questo dischetto, f di, diciamo f su tutti i punti di questo dischetto, tranne al più il punto di x con 0, deve andare a finire qua. Ok? Qua invece che sto a fare? X con 0 più t nu si muove su questa retta. Che succede quando t va a 0? Dove mi sto avvicinando? A x con 0. Quindi il limite quando deve fare?
L. Questo è banale, cioè se mi avvicino in generale e il limite fa L, se mi avvicino in particolare il limite fa anche L. La dimostrazione la facciamo, cioè se t in valore assoluto è minore di delta, che vuol dire che sto dentro questo dischetto e quindi andrò a finire. Poi lo scriviamo per te. E viceversa? Viceversa non è vero. Attenzione, vediamo che cosa è vero e che cosa no. Cioè, allora supponiamo che questo sia un punto di R2 protetto da un'attività contraerea. Ok? Allora, se il punto è ben protetto, dice ogni volta che io mi diciamo il limite dell'attività contraerea quando mi avvicina x con 0 è 300 colpi al minuto, ci metti una certa intensità di fuoco, no? Allora è chiaro che se è vero in generale è vero anche se tu ti avvicini in particolare. Però supponiamo che tu sappia che avvicinandoti lungo questa direzione la contraerea ti spara addosso. E se ti avvicini lungo l'altra direzione? Se tu sai che è vero lungo ogni, diciamo, è vero diciamo sul dischetto, è vero lungo ogni direzione. Ma se lo sai lungo una direzione, non implica che sia vero lungo un'altra direzione. Per esempio, se le protezioni stanno messe solo in questa direzione qua, io mi avvicino in questa direzione e quello mi spara, mi avvicino in un'altra direzione e quello non mi spara. È chiaro? Quindi, innanzitutto c'è questo problema. Però c'è un problema più sottile. E se io qua aggiungo per ogni ni appartenente a Rn di lunghezza 1, allora qua che cosa c'è scritto? C'è scritto che se mi avvicino di qua mi spara, se mi avvicino di là mi spara, se qualunque direzione mi avvicini quello mi spara. È ancora vero? Questa implicazione è sempre vera, perché se è vera è vera per ogni direzione, se è vera in generale è vera per ogni direzione. E viceversa? E viceversa? Rimane falso. Rimane falso. E adesso ve lo faccio vedere. Quindi il viceversa rimane falso. Allora, per dimostrare quelle due cose ci vuole una dimostrazione più, lasciamo la figura, più un controesempio. La dimostrazione è più un controesempio. Allora,
La dimostrazione, quindi questa è l'enunciato della mia proposizione. Allora, cominciamo a dimostrare questa cosa qui. Allora, sia epsilon maggiore di 0. Allora io so che esiste un delta maggiore di 0 tale che se la norma di x meno x con 0 è minore di delta, x diverso da x con 0, qua supponiamo l'insieme aperto così non ci devo scrivere x appartenente ad A. Allora f di x meno L è minore di x. Allora sia prendiamo t in valore assoluto minore di delta, andiamo a prendere x uguale x con 0 più t nu, andiamo a fare la norma di x meno x con 0, questa è uguale alla norma di x con 0 più t nu meno x con 0, uguale alla norma di t nu uguale al valore assoluto di t per la norma di nu. Vi ricordate che la norma è un'omogenea, positivamente omogenea, e questo è il valore assoluto di t che è minore di delta, che vuol dire ovviamente prendiamo x diverso da x con 0, quindi qua t diverso da 0, quindi in questo caso x sarà diverso da x con 0, e quindi f di x con 0 più t nu meno L in valore assoluto è minore di delta. Siamo in queste condizioni qua, avremo, perché? Perché la distanza di x da x con 0 è minore di delta e x è diverso da x. È esattamente la scrittura formale di quello che abbiamo detto prima. Se mi avvicino da qualunque parte, anche avvicinandomi lungo la direzione, una certa direzione, ottengo la stessa cosa. Se il limite fa 7, su qualunque retta che vai con 0 fa sempre 7. Chiaro? Benissimo. Adesso andiamo a fare l'esempio. L'esempio lo andiamo a fare qua. Prendiamo questa funzione di due variabili. Allora, prendiamo, la scrivo qua, mi basta questo spazio qua, f di xy è uguale a 0 se xy, diciamo, è uguale all'origine. Nell'origine ci metto 0, altrimenti metto y x quadro fratto x quadro più x alla quarta più y quadro. Ok. Allora, qual è la parametrizzazione che devo fare? Devo fare xy uguale t volte ni1 ni2. Vi ricordo che ni1 quadro più ni2 quadro, siamo in R2, deve fare 1. E quale motivo? Questo è un verso 1. Allora, f di t ni 1 virgola t ni 2 a quanto è uguale? Oh, se t è diverso da 0, t diverso da 0, se t è uguale a 0 sto nell'origine dove la funzione vale 0.
Se t è diverso da 0 devo usare quest'altra definizione. Allora, se uso questa definizione, cosa mi viene? Al posto di y devo mettere tini 2, al posto di x tini 1. Quindi sopra quanto mi viene? Ditelo voi. Viene? Io dico che viene t cubo ni 2 per ni 1 quadro. Ci siamo? T quadro ni 1 quadro per t ni 2 viene t cubo ni 2 ni 1 quadro. Sotto quanto viene? Viene t alla quarta ni 1 quadro, ni 1 alla quarta, scusate, più t quadro ni 2 quadro. Bene, allora, quando t tende a 0, quant'è il limite? Quando viene lì? Allora, guardate, ni 1 e ni 2 sono fissi. Sotto di che ordine è? Quale qua? 2. Sopra? Quindi il limite fa? Ah, fa 0. Uno potrebbe dire, però aspetta, fa 2 se ni 2 è diverso da 0. Ma se ni 2 è uguale a 0, questo fa qua. Allora, se ni 2 è uguale a 0, ni 1 è uguale a ni 1 alla quarta fa 1, perché quella è la somma dei quadrati che dovrà fare 1. Allora, se ni 1 fa 0, ni 1 quadro fa 1, ni 1 alla quarta fa 1. Quindi qua viene t alla quarta, sotto. Ma se ni 2 fa 0, sopra quanto fa? Fa proprio 0, perché qua viene 0 per... Quindi, anche in quel caso, il limite fa pure 0. Quindi in tutti i casi il limite fa 0. Io dico che questa funzione non ha limite. Dico che il limite per xy che tende a 0, 0 di y x quadro fratto x alla quarta più y quadro, questo limite non esiste. Perché? Beh, se esistesse, basta ragionare come prima, se esistesse dovrebbe fare 0. Perché? Se il limite esiste fa L generale, fa L anche lungo ogni retta. Lungo tutte le rette abbiamo visto che vale 0, e quindi se esiste fa 0. Quindi o fa 0 o non esiste. Quindi qua cominciamo a intravedere che il fatto di fare il limite lungo una retta e non in generale va bene uguale per trovare il limite. Cioè, se lungo una retta che si avvicina a x con 0 il limite fa 7, il limite non può fare 9, perché se faceva 9 il limite lungo quella retta faceva pure 9. Quindi se il limite lungo una retta fa 7 che si avvicina a x con 0, il limite c'ha due possibilità: o fa 7 o non esiste. Qua uno dice, vabbè, il limite lungo tutte le rette che si avvicinano all'origine fa 0, e cavolo, farà 0, e invece no. Per quale motivo? Adesso posso cancellare qui, e andare a fare disegnare il dominio della mia funzione. Il dominio della mia funzione chi è? È tutte le due. Tutte le due. Ora però proviamo ad avvicinare. Allora, se fosse vero che il limite fa 0, in un dischetto il limite dovrebbe, diciamo, la funzione dovrebbe valere meno di epsilon. Per esempio, fisso epsilon uguale a un terzo, ci dovrebbe stare un dischetto dove tolto all'origine tutti questi punti vanno a finire all'interno di meno un terzo, giusto?
Allora andiamo a prendere non una rete, andiamo a prendere la parabola y uguale x quadro. Questa è una parabola lecita, è la parabola più semplice che esista, no? La conoscete bene. Oh, sta parabola c'ha dei punti all'interno del dischetto? Certo, perché si avvicina, ci passa per l'origine, quindi ci si deve avvicinare, no? Però come ci si avvicina? Storto. Cioè, uno dice no, no, vabbè, è storto, però c'è la direzione tangente, quindi... andiamo a vedere che cosa fa la mia funzione quando vado a sostituire. Allora io avevo y x quadro fratto x alla quarta più y quadro, andiamo a sostituire y uguale x quadro, quanto diventa? X alla quarta sopra fratto 2x alla quarta sotto, quindi mi fa 1/2. Almeno se x è diverso da 0. Cioè la mia funzione che si avvicina a 0 lungo questa retta, lungo quest'altra retta si avvicina a 0, lungo quest'altra retta si avvicina a 0, insomma tutte le rette passanti per l'origine si avvicina sempre a 0, se mi avvicino lungo la parabola questa funzione non si avvicina affatto a 0, ma vale 1/2. E perché? Beh, per farvelo capire, adesso non ho a disposizione un computer, gli effetti speciali e tutto, però immaginate una funzione per esempio che abbia dei problemi, cioè valga 1, per esempio, vale 0 dappertutto, la funzione è più semplice, vale 0 dappertutto tranne in questa zona qua dove vale 1. Ora questa funzione è chiaro che vicino a 0 non tende a 0, perché ci sono, c'è questa specie di unghia dove vale 1, quindi qua vale 0, 0, 0, 0, 0, qua vale 1. Però che succede? Che quando io vado a prendere una retta, la retta non la vede l'unghia. Perché cosa succede se io ingrandisco? Cosa succede se io ingrandisco? Qualunque sia la retta, se io ingrandisco abbastanza, tutte e due i profili di queste due parabole cosa fanno? Scendono a un certo punto al di sotto di questa retta, quindi la zona dove la funzione vale 1 voi non la vedete perché poi la passate e poi in questo pezzettino qua la funzione vale 0 e quindi tende a 0. Questa funzione qua ha un effetto di questo genere, è un po' più complicato perché la funzione non è diciamo, nei punti diversi da 0 non è discontinua, però più o meno fa la stessa cosa, cioè questa qui su questa parabola vale 1/2, però poi la parabola, i punti di quella parabola, quando andate, vi avvicinate a 0 lungo una direzione qualunque, li passate prima di arrivare all'origine. Poi c'è un pezzettino dove la funzione vale da 1/2 e scende a 0. Soltanto qual è il problema? Che questo pezzettino in certe direzioni è lungo, in certe altre direzioni è molto corto. Quindi questa implicazione è vera. Per avere l'implicazione inversa non basta che, che lungo tutte le direzioni il limite faccia L. Se lungo anche una sola direzione il limite fa L, allora il limite in generale o fa L o non esiste. Ma affinché esista ci vuole che il limite di tutte le direzioni faccia L, ma ci vuole anche una specie di uniformità, cioè, insomma ci vuole qualcosa in più. Ora questo qualcosa in più non lo andiamo a indagare per adesso, perché tanto dobbiamo fare dopo la definizione di differenziabilità che ci farà capire meglio le cose. Comunque, quello che diciamo, lo scopo di questa prima ora è capire che questo mi dice questo
ma il viceversa non è in generale vero, cioè è più potente. Cioè fare il limite in R2 e dire che vale L